Buongiorno e buona domenica a tutti. Dobbiamo fare il punto perché dalla prossima settimana entreremo nel vivo, poi magari ci riposeremo anche un pochino. E così sfogliando a fine anno e mettendo un po' d'ordine nelle carte, ho ritrovato questa recensione, no? Quando presentai il mio primo libro alla libreria del Porto Antico, una recensione del giornale del secolo XIX, mica scherzi, no? Dove si parlava del mio primo libro. L'autrice genovese racconta l'esperienza di vita. Vabbè, poi ci sono dei dati biografici tutti sbagliati, come vi ho detto. E beh, sì, all'inizio ti emozioni anche se dai un'intervista, se ti citano, però poi in definitiva sapete che cos'è. Tutto finisce lì, l'esperienza è dentro di te. Tenete presente che questo libro, il mio primo libro, fu edito, fu selezione, fece tutto l'editore, mi raccontò i trucchi dell'editoria, il fatto che insomma, alla fin fine i successi editoriali non esistono, sono frutto di una macchinazione positiva, naturalmente. Tutte cose che vi invito ad approfondire quando si dice leggete il mio libro. No, io siccome non ho mai fatto speculazione, faccio un po' fatica, ma vedo anche a far entrare questo ragionamento, quindi cerchiamo di essere consapevoli di cosa significa pubblicare un libro, che vale anche per un disco, che vale per una mostra di pittura, che vale per tutto. E quindi a questo punto qualcuno mi ha voluto fare delle domande. Bilancio di questi 6 mesi di attività del canale. Bilancio positivo perché io sono una persona positiva. È ovvio che non avendo algoritmi, non avendo particolari appoggi, rimane un canale neanche di nicchia, un canale di inticchia. Molti lo guardano, sanno di che parlo, vedono la differenza, che è sostanziale, perché ho trattato casi praticamente misconosciuti. Ho fatto analisi puntigliosa, quindi in questo senso sono contenta di aver potuto socializzare questo materiale. Non molto quando vedo che mi si fanno domande su cose che ho appena detto in un video, quindi i video vengono guardati spesso in velocità, perché non, cioè, se tu appena detto, cioè, stiamo un po' tafazzando, no? Aldo, Giovanni e Giacomo, io appena detto oggi piove, mi chiedi ma oggi piove? Oppure mi dici, ma lo sai che oggi piove? Ecco, diciamo, un partenariato più attivo in questo senso farebbe piacere, ma credo sia il sogno di tutti, ma realizzato quasi da nessuno. Poi ci sono naturalmente i blogger che vogliono l'adorazione, io non la pretendo, però un po' più di attenzione in questo senso mi sarebbe stata gradita, la auspico, altrimenti appunto, visto che si tratta di un'attività ludica, per l'amor di Dio, vada come vuole andare, come tutte le cose della vita. Cosa pensi davvero di Via Poma? Rispondo dopo, fammi la terza domanda. Novità sulle case di Mostra di Firenze? Oh, ci saranno presto grandi novità, spero dalla prossima settimana, nel senso che appunto, come ho già premesso, entreremo nel vivo e esporrò le mie teorie che poi non sono teorie. Sono diciamo, deduzioni praticamente matematiche, logico-matematiche inevitabili. Non c'è altro a oggi, non c'è altro a meno che naturalmente non vogliamo parlare di rose rosse. Prima avevo messo le rosa, le rosse le lasciamo perdere, le rosa invece le dedichiamo a Simonetta. Ecco una bella foto mia, bella un cavolo, non si vede niente, però diciamo appassionata di montagna. Questa è una foto proprio dei primi giorni d'agosto del 1990. Quindi ero in montagna in Trentino quando arrivò questa notizia, riuscii a leggerla sul giornale. Se fossi stata in vacanza all'estero, magari l'avrei recuperata più in là, invece la vissi praticamente in diretta. Io ho cercato in tutti questi mesi di esporre, diciamo,
diciamo, come vengono vendute le notizie dal punto di vista mediatico e naturalmente quali sono le falle, a mio parere, dal mio punto di vista, del sistema giudiziario. Temo proprio di non esserci riuscita, quindi prendo atto di questa sconfitta, che sarà anche cocente man mano che si avanza, perché credo che le cose non miglioreranno. Quindi, se domani mattina venisse fuori che il sospettato è Elton John, credo che alla fine tutti si butterebbero su Elton John, non c'è niente da fare. Io ricordo ai tempi del processo Busco sui forum, parecchie persone si erano fatte intortare dalla possibile colpevolezza di Busco, è una cosa incredibile. Io ho analizzato tutte le udienze, vi ho letto gli atti, a me non interessano i torbidi segreti. Perché se mi interessassero, il canale poteva svilupparsi su questo filone con approfondimenti dal punto di vista pulp, sessuale o che altro. Io speravo che fosse chiaro il mio punto di vista, solo quello, per l'amor del cielo, voglio dire, non possiamo scrivere e speculare su un morto. Io ho dimostrato che non è possibile farlo. Poi io posso avere le mie idee, per esempio io ho dei sospetti su persone romane che vorrei mi dicessero dove erano quel giorno, perché anche questa curiosità morbosa su Simonetta poi nel tempo mi ha fatto un po' inquietare. Chiederei: ma tu dove eri quel giorno? Così, curiosità, io sono in grado di dire dove ero, quindi a differenza della Carlizzi non ero a Roma in via Po, ma avrei potuto dirlo, e invece ero da tutt'altra parte. Però al di là dei sospetti, oggi che vi portano un invalido, una persona che non ha l'uso di un braccio, ma allora non vogliamo la verità, vogliamo un film, e allora diciamocelo che vogliamo un film, ragazzi. E allora sarà tutto molto, ma molto più facile, perché i film possono dotarsi di licenza narrativa. Anche se devono stare molto attenti a non toccare certi particolari, però c'è una protezione da parte delle normative, per cui io posso, non so, fare una fiction dove faccio un esempio proprio a casaccio, no? Il generale dalla chiesa arriva a cavallo mentre non ha mai cavalcato. Posso dire qualunque cosa. Allora, se vogliamo un film, d'ora in avanti faremo dei film, non prima di aver trattato naturalmente il caso del mostro di Firenze in modo finale. Io vi prego, non fatemi domande che presuppongono che non abbiate visto i video. Prima guardateli, dice, ma io non ne ho voglia. Io vi capisco, non avete magari gran desiderio né di guardare i video né di leggere i libri, però lo dovete fare se volete seguirmi, perché io non posso riprendere il ragionamento da capo, cari ragazzi. Se volete seguirmi, poi andate a seguire questi canali algoritmici, inquietanti novità, torbidi particolari. Sì, c'è qualcosa di non detto su questi casi, perché avete sacralizzato, non voi che ascoltate altri, mitopoietizzato le vittime e anche gli assassini o gli indagati o magari anche quelli che voi sospettate. Però non è il lavoro che si fa qui, qui se ne fa un altro che è praticamente scientifico. Ancora leggo sul giornale: povero Mario, il papà si è impiccato perché voleva coprire il figlio, il papà si è impiccato perché stavano per imputarlo una terza volta. Questa è la realtà. Oggi non possiamo più occuparci di quei nomi. Voi siete di Roma? Ecco, andate per cortesia, se siete giornalisti così coraggiosi, andate dagli ex dipendenti AIAG, Reli, quelli che ci sono, i testimoni, i parenti, andate a intervistarli ora, chiedete conto delle incongruenze che io vi ho evidenziato. Loro devono parlare. L'avete capito o no? Capito? Perché qui se non si fa vanna marche, non ci si fa ascoltare. Va bene, ragazzi, io vi aspetto domani sera sul canale di Luca Nali. Parleremo di Bettino Craxi, perché io qua non ho né paranoie né feticci, Simonetta, mostri, vittime, non vado nei forum da psicopatici dove si tagliano gole ogni momento, i ladri di Pisa, oggi mangiano insieme, cioè oggi litigano, la notte vanno a rubare insieme, no, ecco qui andiamo avanti a 360 gradi.
Se gradite mi fa piacere, se no mi sarò anche divertita. Domani sera 20:30 Canale di Luca Nali si parlerà di Bettino Craxi e di un'era che molti rimpiangono, gli anni 80. Ciao.